Prendete una banana, la mia si stava quasi infracetando. La schiattate con una forchetta e ci arvagate dentro il burro. Meglio se lo tenete a temperatura ambiente, sennò ci mettete 3 ore per squagliare. A questo punto ci mettete dentro anche lo zucchero e 3 uova di gallina a coccotè. E iniziate ad ammiscare, si deve amalgamare tutto bene bene. Prima iniziate con la forchetta, poi se vedete che non si ammisca bene, prendete la frusta. Ma se volete risparmiare tempo, pigliate direttamente un frullino elettrico. Io mi sfastravo proprio già. Poi aggiungete la farina e se l'impasto risulta un poco poco dosso, aggiungete un filo di latte. E poi una bustina di lievito per i dolci. Ammiscate un'altra volta e arrivacate tutto in uno stampo con il fondo un poco poco aizzato, questo qua come ce l'ho io. Livellate bene bene e impezzate nel forno 180 gradi 30 minuti. Poi lo sfornate e ci menate sopra mezzo boccaccio di Nutella. Per fare una cosa un po' più scenografica, qualche cucchiaio di Nutcao. Io mi sono lasciata prendere un po' con la mano. Ma troppo saporito? E come sempre, buon appetito! Prendete una banana, la mia si stava quasi infracetando. La schiattate con una forchetta e ci arvagate dentro il burro. Meglio se lo tenete a temperatura ambiente, sennò ci mettete 3 ore per squagliare. A questo punto ci mettete dentro anche lo zucchero e 3 uova di gallina a coccotè. E iniziate ad ammiscare, si deve amalgamare tutto bene bene. Prima iniziate con la forchetta, poi se vedete che non si ammisca bene, prendete la frusta. Ma se volete risparmiare tempo, pigliate direttamente un frullino elettrico. Io mi sfastravo proprio già. Poi aggiungete la farina e se l'impasto risulta un poco poco dosso, aggiungete un filo di latte. E poi una bustina di lievito per i dolci. Ammiscate un'altra volta e arvagate tutto in uno stampo con il fondo un poco poco aizzato. Questo qua come ce l'ho io. Livellate bene bene e impezzate nel forno 180 gradi 30 minuti. Poi lo sfornate e ci menate sopra mezzo boccaccio di Nutella. Per fare una cosa un po' più scenografica, qualche cucchiaio di Nutcao. Io mi sono lasciata prendere un po' con la mano. Ma troppo saporito? E come sempre, buon appetito!